Allora, sapete che c'è? Sapete che c'è? Che sta sciogliendo tutto qui. È il manto stradale della SS 148 della Pontina che non vi permette di registrare in macchina. L'altra volta l'ho fatto sul raccordo e devo essere sincero, è un po' meglio della Pontina. Ma non molliamo, ragazzi, non molliamo. Chiudete gli occhi, immaginate di essere sulla spiaggia al mare con me accanto che vi parlo dell'argomento di questo video, che è l'allenatore della Juve. Volevo fare questo video, devo essere sincero, da 2 o 3 giorni, perché veramente sto vedendo delle cose per l'allenatore della Juve pazzesche. Avete visto? Ho appena peraltro finito di registrare il video sull'analisi tattica di Fonseca, che sicuramente è già uscito. Ormai la Roma ha preso Fonseca, no? Io vi dicevo, secondo me qualcosa bolle in pentola perché la Juve non sta chiudendo per Sarri. E allora ragazzi, qui le cose continuano a non tornarmi per quanto riguarda l'allenatore della Juve. Chiudete gli occhi qui, ragazzi, immaginate di stare in una spiaggia perché sta per arrivare della turbolenza. Allacciate le cinture, ci saranno delle turbolenze. E l'allenatore della Juve è un tema particolare perché io mi sono andato a vedere delle cose su dei siti juventini, non juventini. E ognuno dice una cosa diversa, cioè veramente questa spaccatura tra chi crede che venga Guardiola e chi crede che venga Sarri alla fine. Mi sembra di aver capito che quelli di Sky, di Mars e Company siano più per Sarri. Guardiola si era sparsa la voce che stesse andando alla Juve 2 settimane fa, anche i più grandi avevano detto così, salvo poi dopo ritrattare tutti quanti. Seedorf ha dei contatti che gli hanno detto che non andrà alla Juve Guardiola. Sto guardando spesso i video di Simone Absim, che è un ragazzo con cui parlo che fa dei video sulla Juve qui su YouTube. E lui, insomma, porta avanti la causa di Tra 3 Guardiola. chilometri prendi l'uscita verso via Carlo Levi. Ok, tra 3 km prendo l'uscita per via Carlo Levi, ragazzi, mi raccomando. Sto andando a Roma 2. E quindi la questione mi sembra veramente strana, veramente fuori dalla norma per essere la Juve. Mi sembra che ci sia qualcosa veramente che non mi torna. È per questo che io continuo a pensare che alla fine della storia la Juve prenderà Guardiola, perché per Sarri attendere tutto questo tempo, essere comunque in balia del Chelsea, mi sembra una cosa non da Juve. Non che Sarri sia scarso, ragazzi, ve l'ho detto, per la Roma sarebbe stato il top del top di gamma. Però per la categoria della Juventus, comunque andare a aspettare così tanto per prendere l'allenatore che ha vinto l'Europa League ed è arrivato quarto in Premier, mi sembra veramente troppo. E allora, Guardiola potrebbe essere un'ipotesi veramente fattibile qualora il Manchester City venga squalificato dalle coppe. Altrimenti non mi riesco a spiegare questa cosa qui, se non anche magari la volontà da parte di Sarri di ricevere una buona uscita da parte del Chelsea, perché lui ha sempre detto: io vado via e accetto un'altra destinazione se mi mandano via. Quindi non è detto che lui voglia andare via così dal Chelsea senza una buona uscita o qualcosa di simile, perché Sarri, qualora rimanga al Chelsea 2 anni o comunque a lavorare in Inghilterra, se dovesse essere esonerato, comunque tu stai comunque lavorando lì in Inghilterra, risiedi in Inghilterra, potrebbe rientrare l'anno prossimo nella legge del rientro dei cervelli, perché lui sì è laureato, avendo lavorato in banca a Lussemburgo, credo proprio sia laureato, pertanto potrebbe beneficiare di qualche sconto fiscale l'anno prossimo. Questa è la situazione, secondo me, per la panchina Juve. Io continuo a non essere certo che alla fine dei giochi arriverà a Sarri. Tra 600 metri prendi l'uscita verso via Carlo Levi. 600 metri devo girare a destra, ragazzi. Mentre io mi appresto a girare a destra, vi saluto. Qui è tutto dalla macchina di Aspettando il Tattico. Un abbraccio, spero che il video vi sia piaciuto. Un video particolare, tra Prendi turbolenze l'uscita verso via Carlo Levi. e via Carlo Levi. Ciao Tattico e ciao a tutti quanti.